Cosa sta succedendo e cosa è successo in Afghanistan e a Kabul? Queste immagini mostrano migliaia di persone in fuga da Kabul, cittadini afghani e stranieri che non vogliono vivere in un paese guidato dai talebani. Diritti civili negati a Kabul. Parliamone. Ancora un'altra guerra a Kabul. Ancora violenze e soprusi su donne e bambini. Gli occhi terrorizzati di ragazze e ragazzi suscitano tenerezza e rabbia. Delineano una guerra voluta dagli adulti. Perché? Parliamone. Sarebbe bello discutere e comprendere. Preferiscono uccidere loro. Parliamone. Ai ragazzi negano l'infanzia. Alle donne tolgono la libertà di parlare e di pensare come ogni essere umano deve poter fare. Parliamone. Povertà e miseria si mischiano nella speranza di una libertà da sognare. Parliamone. Non c'è arbitro migliore per decidere quale futuro offrire. Parliamone. Muri solitari si alzano lentamente nelle nazioni vicine. Eh già, è un nuovo modo di negare la presenza del nostro amico in trincea. Egoismo e prepotenza si alleano per distruggere quell'ultima speranza di salvezza. Parliamone. A ogni angolo di strada cresce la paura. Il Covid passa ormai di moda. Parliamone. Chi può fuggire scappa e lascia i suoi fratelli in una polveriera. Parliamone. Non si dialoga volentieri con chi ama la guerra. Si deve parlare per trovare una via d'uscita. Un accordo può essere trovato, strappato, voluto, chiesto per concedere la vita a una popolazione. No all'inganno. Parliamone. Vogliamo che rispettino i diritti civili. Parliamone. Francesco Fravolini. I talebani fanno sapere di non volere la guerra. Assicuriamo alle persone che le loro proprietà e vite sono al sicuro.